Intero, come dicevamo prima con Luciano, termina questa imbattibilità di Perugia, termina con un avversario che dà sempre grandi stimoli al pubblico, dà stimoli ai giocatori, dà stimoli al pubblico del volley, però ecco, ancora una volta Perugia non ce la fa, si arrende al tie break, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Ma certo, in certi momenti oggi dovevamo essere un po' più forti di testa, magari siamo andati sotto nel secondo e nel terzo set. Abbiamo un po' calato l'intensità agonistica dal punto di vista mentale, poi siamo stati molto bravi a ritornare in partita, poi è chiaro che quando giochi contro una squadra di questo calibro qua e nel tie break c'hai due contrattacchi che uno lo sbagli e uno ti murano, l'ultimo pallone era fuori, fa invasione, chiaro che non è che puoi pensare di vincere contro Modena con un vantaggio sempre di 5-6 punti. Penso che sia stato fatto un passo in avanti, nonostante questo so che voi siete molto preoccupati perché non vinciamo mai contro Modena, però visto che nell'andata, dopo aver perso, ne abbiamo vinte 18 di fila, può darsi che ci porti fortuna ancora, no? Lo speriamo ovviamente, guardando la tua determinazione in panchina è stata la risposta a chi diceva che Perugia sarebbe venuta qui ormai certa del primo posto, non mettendoci la giusta intensità, invece quello che si è visto in campo è stata una risposta a questo. Ma io non so chi abbia detto queste cose qua, io rimango sempre... Per quello che dico io dopo aver giocato contro Latina in casa ho detto che andavamo a Modena per vincere, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, in determinati frangenti siamo stati molto bravi noi, in altri è stata brava Modena, sappiamo perfettamente che quando le squadre di questo livello, di questo calibro si incontrano la differenza la fa i dettagli, adesso abbiamo scoperto, ci abbiamo avuto un rafforzamento su questa teoria qua, quindi adesso non ci rimane niente che ritornare in palestra per allenarci e per avere la convinzione ancora più solida che un pallone fa la differenza. Adesso da un grande avversario all'altro, perché mercoledì ci si gioca la testa della classifica della Pola di Champions League. Certo, adesso abbiamo un'altra partita molto importante. Io quello che vorrei sottolineare però è una cosa, cioè, il campionato italiano non è formato solamente da una squadra o da due squadre. Il campionato italiano è un campionato che fino a qualche settimana fa mi sentivo dire che è bello perché è il più equilibrato, figuriamoci se quando si giocano contro squadre come Perugia, Modena, Perugia, Civitanova, Civitanova, Perugia e Civitanova, Modena, questo equilibrio non sia ancora più alto. Quindi sono tutte partite da giocare, poi sappiamo che ci sono i play-off, sia di Champions League che del campionato italiano, sappiamo che passiamo come teste di serie anche nella Champions League, quindi bisogna avere la consapevolezza dei nostri mezzi e con il rispetto di tutti. A proposito di equilibrio, domenica finisce il campionato, soprattutto per scoprire chi sarà l'ottava dei play-off, e da lì poi inizierà un nuovo campionato. Certo, giochiamo contro, se non sbaglio, giochiamo contro l'ottava in classifica. Ad oggi Ravenna, quindi abbiamo l'opportunità di giocare una volta in più contro quelli che potrebbero essere i nostri avversari anche nei play-off. Però dobbiamo pensare come sempre una partita alla volta, adesso dobbiamo esaminare bene questa, capire le cose che non abbiamo fatto, perché poi determinate cose le abbiamo fatte male pur sapendo che l'avversario faceva quella cosa lì, quindi questo è quello che ci deve fare un po' più riflettere e soprattutto su cui dobbiamo migliorare, perché sono su quei momenti lì che dobbiamo riuscire a fare la differenza ed essere bravi.